Per l'Ilva queste sono ore delicatissime. E quanto afferma il vice premier Luigi Di Maio, che si dice ottimista sul tavolo che si riunisce al Ministero dello Sviluppo, un tavolo che può dare buoni risultati. Di Maio ha ribadito che la gara presenta profili di illegittimità ma che può essere annullata solo se viene a mancare l'interesse pubblico.